Buongiorno a tutti. Allora, oggi intanto presentiamo un po' quello che è un programma piuttosto articolato e ricco di manifestazioni, attività, eventi che vedranno Alghero coinvolto insomma per tutto il mese di aprile, maggio, fino ad arrivare poi a giugno ed entrare nel vivo della stagione estiva. Abbiamo deciso quest'anno di rafforzare un po' i mesi di spalla, quindi con delle iniziative e delle attività, proprio per traghettare, come dire, tutto il nostro programma e le nostre manifestazioni, sino appunto al clou, della nostra stagione, che è una stagione appunto turistica, e punti forza, i mesi più forti di luglio e agosto. Dicevamo, un lavoro interessante che siamo riusciti a fare, e ci tengo molto particolare dietro quest'oggi, grazie alla collaborazione delle tante associazioni, delle tante realtà associative della nostra città, di tanti operatori del mondo della cultura, che sono presenti e che ringrazio, perché davvero abbiamo una città ricca da questo punto di vista. Abbiamo oltre 100 realtà associative, anche realtà culturali, che sono veramente molto vitali e animano costantemente, diciamo, le nostre settimane, le nostre feste più importanti, i nostri momenti forti. Il compito dell'amministrazione, un po' la sfida che ci siamo messi, l'obiettivo che ci siamo posti, è quello di iniziare a fare dei percorsi insieme. E devo dire che questo primo esperimento va un po' in questo senso. Anziché andare ciascuno per ordine sparso, proviamo a metterci insieme, ad arricchire sicuramente, a rafforzare la nostra offerta e la nostra proposta. Quindi ringrazio davvero tutti i benvenuti stasera, stamattina dal Centro Commerciale Naturale, che rafforza un sodalizio già presente negli anni, quindi mettendo a disposizione risorse, idee, contributi. E che proprio grazie alle loro proposte vedranno Alghero, in particolare in alcuni weekend, dedicarsi ad alcune fasce molto interessanti: un weekend dedicato ai bambini, dopo il successo dell'anno scorso, un weekend dedicato allo sport, la musica. Irene e Cogene presenteranno tutta una serie di iniziative legate al nostro mondo, più legato proprio alle tradizioni, alla riscoperta di queste tradizioni veramente importanti che la nostra città ha, legate naturalmente anche alla nostra identità, alla nostra lingua. E quindi una mostra curata dal Centro Escursionista dell'Alghero, in collaborazione anche con altre associazioni. Quindi è importante questo fatto che anche da una associazione sia nato poi anche un lavoro di collaborazione con altre realtà. E quindi ci sarà tutto un percorso legato agli attrezzi, al mondo del lavoro, ai racconti, proprio delle nostre radici legate proprio al mondo della campagna, e con appunto una mostra visitabile dall'11 al 25 aprile nella Torre Sud. Il Circolo Culturale Artico, una realtà relativamente giovane in città, che però già sta contrassegnando e ha contrassegnato con tante iniziative di qualità e di livello alcuni momenti e eventi importanti della nostra stagione culturale, anche dell'estate scorsa, del Natale, del Capodanno, e che si ripropone proprio anche loro, in collaborazione anche con altre realtà associative, per questo vi ringraziamo. Propongono nei locali, probabilmente adesso stiamo sistemando naturalmente tutti gli spazi del nostro centro storico, che sarà il palcoscenico ideale di queste manifestazioni. Dicevo, tutto un lavoro invece sugli artigianati di qualità, ecco, è davvero un lavoro importante e prezioso che stanno portando avanti. Ringrazio il professor Bardino perché ancora una volta porterà attraverso naturalmente la settimana della cultura e dello sviluppo dell'ambiente, non è un'attività, ma è un appuntamento importante e anche molto atteso in città, delle occasioni di approfondimento su tematiche culturali. Vediamo appunto quest'anno in particolare un focus su una conferenza molto importante, legge morale, legge civile e democrazia, che farà, insomma, sarà il punto di riferimento, ma poi ci sarà tutta una serie di seminari e conferenze appunto di corollario. Un'altra sfida importante è quella che abbiamo voluto così intraprendere per quanto riguarda invece la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore.
anche qui la nostra città in questi anni ha sempre, quasi sempre, come dire, voluto contrassegnare, svolgere delle iniziative dedicate a questo importantissimo momento per la cultura, non solamente italiana naturalmente, però anche abbiamo notato molto spesso anche in questa circostanza si andava in open space. Allora abbiamo cercato come amministrazione, in collaborazione con la Fondazione Meta, di fare un po' da regia, mettere insieme tutte le realtà, le librerie private, le associazioni culturali, le biblioteche pubbliche, il circuito appunto bibliotecario urbano, gli editori, per fare in modo di poter creare proprio una settimana in cui la lettura e il libro siano davvero i protagonisti. Quindi ringrazio chi anche ci sta aiutando, supportando con idee e suggerimenti questo lavoro, insomma, di coordinamento. Andiamo a Prato, già uno spazio, probabilmente saranno nel lungomare, stiamo cercando di individuare il luogo migliore dove poter raccogliere sicuramente i partecipanti, gli espositori, quindi una sorta di via di lungomare della lettura del libro. Tutti saranno presenti e poi alcuni spazi pubblici dove poter accogliere incontri con l'autore, readings, concerti, momenti, diciamo, culturali che saranno poi scelti, caratterizzati e condotti dalle realtà, insomma, che li proporranno. Quindi anche un sistema anche per condividere gli spazi pubblici con naturalmente riconoscimento per ciascuno e spazio appunto per tutti. Quindi devo dire un lavoro, ecco, oggi noi non presentiamo, lo voglio dire, che forse qualche titolo fuorviante ha fatto credere che noi oggi presentassimo la Pasqua, ecco, la Pasqua è...